Lezione di oggi, dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda. Ok, e allora abbiamo concluso la narrazione della seconda guerra mondiale per quanto riguarda l'Italia, ma al 25 aprile del 45 con tutti gli strascichi di cui vi ho parlato, ma poi ne riparleremo. In generale, invece, la seconda guerra mondiale poi si conclude tra la fine di aprile e i primi di maggio, almeno in Europa. No, come sapete, credo l'abbiate anche già letto, studiato, forse lo sapevate già prima, no? I tedeschi furono proprio schiacciati con una manovra a tenaglia, quindi ad est dall'avanzata dell'Armata Rossa, ad ovest dall'avanzata degli alleati, a sud dopo il 25 aprile, no, un ulteriore fronte degli alleati, appunto, che avevano occupato l'Italia, dell'esercito alleato presente in Italia. Hitler si suicida il 30 aprile e il 2 maggio c'è la resa di fatto, e poi c'è l'8 maggio, se non sbaglio, proprio la firma della resa incondizionata, quindi la resa di diritto, la resa incondizionata da parte dell'esercito tedesco. Teniamo presente che la Germania non subisce solo, quindi, proprio l'invasione e occupazione totale, no? Quindi a Berlino arrivano quasi contemporaneamente no, i soldati dell'Armata Rossa, i soldati inglesi, americani, francesi, ma l'intera Germania viene occupata ad ovest dagli eserciti inglese, americano e francese, e a est, in particolare a nord-est, dall'Armata Rossa. Quindi regime, no, regime di occupazione, ma la Germania ormai era un cumulo di macerie, non solo perché chiaramente i combattimenti finali si erano svolti a colpi di cannonate, mitragliatori, bombe, ma anche e soprattutto per i bombardamenti, in particolare dal 43 al 45, gli aerei, i bombardieri inglesi e americani bombardano a tappeto le principali città tedesche. Per esempio, per fare un esempio, no, a Dresda, Dresda viene completamente distrutta, qui con centinaia di migliaia di morti, no? Quasi 100.000, mi sembra 70-80.000, una cosa del genere, ma poi naturalmente i morti complessivi per i bombardamenti in Germania furono almeno 300.000, ma non dimentichiamo che i bombardamenti, seppure in tono per fortuna molto molto minori, bombardamenti alleati, furono effettuati anche sulle città italiane. Sulle principali città italiane, Milano naturalmente, Milano compresa, Torino, eccetera, fino all'8 settembre del 43, questo già nel 40, ma poi naturalmente sempre di più, soprattutto tra il 42 e il 43. No, quindi anche noi italiani, pagammo anche i civili italiani pagarono un prezzo molto elevato, no, a causa della partecipazione alla guerra, alla seconda guerra mondiale. Però la guerra non è ancora finita, perché il Giappone ancora resiste, e quindi sapete che benché le truppe americane riescano a arrivare nell'estate del 45 a occupare le prime isole che facevano parte proprio del Giappone, devono affrontare, per occupare queste isole, una resistenza
fino alla morte da parte dei soldati giapponesi, no, l'ordine è di resistere, di non arrendersi, di morire pur di arrendersi. Sapete che poi vengono usati anche i kamikaze, cioè piloti di aerei che si sacrificano, che volontariamente sacrificano la loro vita gettandosi con il loro aereo pieno naturalmente di bombe, di esplosivo, gettandosi con l'aereo sulle navi americane, no, chiaramente andando incontro a sicura morte, no? Quindi i cosiddetti kamikaze, quindi una resistenza accanitissima, e a questo punto il nuovo presidente degli Stati Uniti, Truman, perché in primavera Roosevelt era morto di morte naturale, dopo essere stato rieletto per la quarta volta, però muore di morte naturale, quindi il suo vicepresidente Truman diventa presidente e decide di sganciare non una ma due bombe atomiche, che erano state nel frattempo messe a punto in base al progetto Manhattan, il cosiddetto progetto Manhattan, da un pool di scienziati cui diede un contributo fondamentale Enrico Fermi, no, il grande fisico italiano Enrico Fermi, che era emigrato negi Stati Uniti perché la moglie era ebrea, quindi nel 38, quando Mussolini vara le leggi razziali, no, provoca la fuga di molti intellettuali, tra cui quell'Enrico Fermi che diede un contributo fondamentale, non diretto ma indiretto, no? Perché scoprì la reazione a catena che è alla base del funzionamento della bomba atomica. Quindi gli americani già avevano messo a punto, mi sembra già nel 1944, la bomba atomica, avevano fatto un primo esperimento e quindi, no, decisione di sganciare due, non una, sarebbe, se non altro sarebbe bastata una, due bombe atomiche, come sapete, sulle città giapponesi di Hiroshima e di Nagasaki, con insieme 100.000 morti a Hiroshima e 70.000 a Nagasaki, ma poi il doppio, questa cifra arrivò a 340.000 morti per gli effetti delle radiazioni nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi. Quindi in realtà il bilancio dei morti fu di circa 340.000, tra l'altro, chiaramente potete capire, con dolori lancinanti per gli effetti delle radiazioni sugli immediati sopravvissuti. Però non dimentichiamoci che ancora prima Tokyo era stata bombardata a tappeto, con, appunto, provocando 100.000 morti in un bombardamento diciamo così normale per modo di dire, no? Quindi in seguito ovviamente a questo eccidio, finalmente il governo giapponese, l'imperatore Hirohito, si arrendono, no? Accettano la resa incondizionata, e quindi anche il Giappone diventa per diversi 5 anni, mi sembra almeno, è occupato e governato dall'esercito americano, dai generali americani. Quindi bene, poi di questo ne riparleremo. Prego. Come? Sì, a seguito delle due bombe atomiche, la pace incondizionata le bombe atomiche sono sganciate in agosto, nell'agosto del 45. La pace incondizionata viene firmata, la resa incondizionata viene firmata il 2 settembre del 45. Quindi la seconda guerra mondiale, no,
era cominciata il 1° settembre del 39, finisce il 2 settembre del 45. Ribadisco che fattori fondamentali, non unici, ma probabilmente prioritari, principali della vittoria alleata fu la superiorità tecnologica, in particolare il radar che permise agli inglesi di vincere la battaglia d'Inghilterra, la battaglia aerea di Inghilterra tra il 40 e il 41, quella sorta di calcolatore, di grande calcolatore che aveva inventato e costruito Alan Turing, che decifrò il codice Enigma, il codice segreto con il quale i tedeschi trasmettevano gli ordini, trasmettevano le informazioni dagli stati maggiori alle loro truppe, ma anche agli aerei, alle navi. Quindi questo, avrete visto sicuramente il film, questo permise agli alleati di conoscere le mosse delle navi, dei sommergibili tedeschi, in particolare nella battaglia dell'Atlantico tra il 42 e il 43, battaglia navale tra navi e sottomarini, soprattutto navi alleate e sottomarini tedeschi. E infine la bomba atomica, che secondo alcuni storici fu usata non solo e non tanto per costringere i giapponesi alla resa, ma per dimostrare all'Unione Sovietica la forza degli Stati Uniti, per lanciare un monito all'Unione Sovietica. E quindi sarebbe già un preludio, se così fosse, ve la do come ipotesi, con ipotesi argomentata da alcuni storici, ma non è condivisa ovviamente da tutti gli storici, però tanto per capirci, se così fosse, lo sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki sarebbe già un preludio, quantomeno un annuncio della guerra fredda che comincia forse addirittura ancora prima della fine, quindi della seconda guerra mondiale. Sicuramente non appena finisce la seconda guerra mondiale comincia la cosiddetta guerra fredda, ma prima di arrivare a parlare di questo, adesso ne parliamo, chiaramente dobbiamo fare anche un bilancio in particolare delle vittime. Mi sembra di avervi già indicato comunque che la stima sempre approssimativa dei morti dovuti alla seconda guerra mondiale è quella di 50 milioni, ma in realtà molto probabilmente furono più di 50 milioni, quindi 5 volte tanto i morti della prima guerra mondiale. Ma certo, se la consideriamo una guerra unica, vi ricordate, una seconda guerra dei 30 anni, alla fine dobbiamo dire nell'insieme 60 milioni di morti, senza considerare tutti i morti durante il ventennio di tregua armata tra la fine della prima e l'inizio della seconda. Bisognerebbe aggiungere appunto le vittime delle varie guerre civili, quella italiana, quella tedesca, eccetera. Il dato più importante, l'elemento distintivo più importante tra le vittime della prima e le vittime della seconda guerra mondiale è la percentuale di civili. Il vostro libro sostiene il 50%, no? Quei 50 milioni di morti, il 50% furono civili, mentre nella prima guerra mondiale al massimo il 5% dei 10 milioni di morti, di soldati, insomma, quasi tutti soldati.
Altri sostengono che in realtà le vittime civili della seconda guerra mondiale furono addirittura i 2/3 dei 50 milioni. Comunque, no, tra la metà, diciamo, tra un'approssimazione per difetto, metà approssimazione per eccesso, 2/3. Comunque, naturalmente, no, si evidenzia che i civili furono vittime in un modo incomparabilmente maggiore rispetto a tutte le guerre precedenti, rispetto a tutte, almeno a livello numerico, no, a livello di entità. Detto questo, poi dobbiamo considerare che da soltanto i russi tra militari e civili ebbero 20 milioni di morti, cioè proprio una cifra spaventosa, anche tenendo conto, no, che probabilmente erano quasi arrivati a, come popolazione erano quasi arrivati a 200 milioni di abitanti, però ugualmente 20 milioni di morti sono una cifra spaventosa, anche in percentuale. I tedeschi subito dopo, che pure erano molto meno della metà dei russi, almeno 8 milioni di morti, e non solo, poi i tedeschi, questo durante fino, diciamo, fino proprio alla fine ufficiale della guerra, no? Fino all'inizio di maggio del 45, ma poi ci furono deportazioni dei tedeschi, che erano delle popolazioni tedesche che vivevano in Polonia, che vivevano in Prussia, che vivevano nei territori che erano stati poi occupati, in particolare, ma non solo, dall'Armata Rossa. I tedeschi della Cecoslovacchia, per esempio, no? I famosi Sudeti, ma tutte le minoranze tedesche nei paesi non tedeschi e anche poi nella stessa Germania, ma in particolare le prime, furono oggetto delle vendette, quindi aggressioni violente da parte dei polacchi, da parte dei cechi, eccetera, eccetera, da parte delle popolazioni locali, e quindi deportazione, cioè dovettero fuggire e tornare nei confini della Germania, così come poi i nuovi confini, quindi molto, molto ridotta, e in questo senso, subito dopo la fine della guerra, i civili tedeschi ebbero 3 milioni di morti aggiuntivi, no? Quindi il risultato, no, del nazismo fu un eccidio di tedeschi, la distruzione della Germania, e va bene, forse ecco perché i tedeschi l'hanno imparato alla fine, hanno imparato la duplice lezione della storia. C'è chi dice che se la Germania non avesse provocato la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, adesso dominerebbe il mondo, ma sicuramente è una boutade, però ha un suo significato. I tedeschi, cioè, starebbero molto meglio oggi se non avessero cercato, no, se non avessero scatenato la prima e la seconda guerra mondiale, almeno la seconda. La prima è un discorso un po' più articolato. Bene, a questo punto devo aggiungere, per chiudere il discorso, diciamo, sulla seconda guerra mondiale, almeno fino al 45, il discorso storico fino al 45, che nel gennaio del 45, già nel gennaio del 40, ma già precedentemente, Churchill, Roosevelt era ancora vivente, e Stalin si incontrarono nella località di Yalta, si scrive con la I lunga, Yalta, in Crimea, sul Mar Nero, di fatto non ci fu nessun protocollo ufficiale,
ma di fatto si accordarono su una spartizione di zone di influenza, spartizione dell'Europa, più che, ma in parte anche dell'Asia, ma comunque soprattutto dell'Europa, in base a zone di influenza, in particolare no, tra sovietici e invece alleati, sulla base di un criterio veramente, dal punto di vista militare, ovvio, cioè la presenza delle truppe, la presenza degli eserciti, no? Cioè laddove, nei territori sui quali era arrivata l'Armata Rossa, no? Tutti quei territori, quindi praticamente tutto l'est europeo, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria, eccetera, tutti quei territori vengono considerati area di influenza sovietica, mentre naturalmente tutti, e anche la Germania nord-orientale, mentre la Germania occidentale e poi l'Italia e poi la Grecia no, sono considerate aree di influenza occidentale, atlantica, degli alleati, anche se, no, quindi i giornalisti poi parlarono appunto di, avrebbero parlato di spartizione di Yalta, ma in realtà l'accordo, sempre non ufficiale, era che comunque, nonostante queste aree di influenza, le popolazioni dei rispettivi paesi avrebbero avuto il diritto all'autodeterminazione politica, cioè avrebbero comunque, no, scelto la loro forma di Stato, la loro forma di governo in modo libero e democratico. Quindi questo fu l'accordo che, come vedremo poi, soprattutto nell'est europeo, ma non fu rispettato, almeno dal punto di vista del principio dell'autodeterminazione dei popoli. Seconda, no, invece, sì, dimmi. È quello poi il riferimento degli atti con la svolta di Palermo. Cioè, ah, certo, questo poi in realtà viene dopo la svolta di Palermo, perché la svolta di Salerno, il mio inconscio si diverte a farmi a beffarsi di me, fa molto bene. La svolta di Salerno è nell'estate del 44, quindi, però già in realtà questa intesa era già stata concordata dalle rispettive diplomazie, no? Poi fu ufficializzata, appunto, seppure non attraverso una dichiarazione scritta, fu ufficializzata nella cosiddetta conferenza di Yalta, no? l'ultimo incontro tra Stalin, Churchill e Roosevelt, viene chiamato conferenza di Yalta. Nel giugno del 45 a San Francisco fu costituito l'ONU, sempre ancora su iniziativa concordata, no, su iniziativa concorde di Stati Uniti, UK e Unione Sovietica, fu fondato l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Proprio allo scopo, come ben sapete, allo scopo da un lato di sostituire la Società delle Nazioni, dall'altro lato appunto di garantire effettivamente, meglio di quanto avesse fatto la Società delle Nazioni precedentemente, di garantire la pace mondiale, insieme naturalmente all'autodeterminazione, alla libertà, all'indipendenza di tutti i popoli, sempre sulla base del criterio degli stati nazionali, no? Della legittimazione nazionale degli stati. Allora, l'ONU come viene organizzata?
viene organizzata innanzitutto sulla base di un'assemblea generale, assemblea generale di tutti gli stati aderenti. Possiamo dire che a oggi tutti gli stati mondiali, con pochissime eccezioni, tra cui la città del Vaticano per motivi che potete capire da soli, tutti gli stati, che sono quasi un centinaio, mondiali, fanno parte dell'ONU. Sono rappresentati nell'Assemblea Generale, che vota a maggioranza delle risoluzioni che però non hanno un carattere vincolante. Secondo lo statuto dell'ONU, le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono solo indicative, non sono obbliganti, non obbligano i membri dell'ONU, gli stati membri dell'ONU, a eseguirle, no, a rispettarle, a praticarle. Invece l'organo, diciamo, che ha il potere decisionale effettivo è il cosiddetto Consiglio di Sicurezza. Consiglio di Sicurezza formato, forse ne avevamo già parlato, comunque formato da 15 membri in rappresentanza di 15 stati, ma 10 di questi membri sono provvisori, cioè sono a ricambio continuo ogni 2 anni. Cioè tutti gli stati che fanno parte dell'ONU possono diventare per 2 anni a turno, possono diventare per 2 anni membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con un continuo ricambio biennale. E poi invece però ci sono 5 stati che sono considerati membri permanenti, e sono i 5 stati ufficialmente vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Quindi gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, poi dal 91 è diventata la Russia, perché naturalmente sapete che nel 91 l'Unione Sovietica si è dissolta, Unione Sovietica-Russia, Cina, inizialmente era la Cina di Taiwan, l'attuale Taiwan, poi dal 1971 divenne la Cina, la Repubblica Popolare di Cina, cioè l'attuale, no, Repubblica Popolare Cinese, la Francia e naturalmente lo UK, lo United Kingdom, il Regno Unito. Ok? Questi 5 stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale sono membri permanenti e hanno anche il diritto di veto, il potere di veto nelle votazioni che sono votazioni vincolanti. Quindi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU vota a maggioranza delle risoluzioni vincolanti, cioè vuol dire che tutti gli stati dell'ONU sono tenuti, obbligati a seguirle, ad accettarle, ma se anche uno solo degli stati membri permanenti oppone il veto, la risoluzione non passa, la risoluzione non viene approvata. È chiaro? Ok. Aggiungiamo poi che altri organi fondamentali dell'ONU sono il segretario generale dell'ONU, che è, diciamo, il portavoce, ma anche, per così dire, no, il dirigente principale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e inoltre la Corte Penale Internazionale, la Corte che giudica i crimini contro l'umanità, che giudica anche le violazioni, no, delle risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza, la Corte Penale Internazionale ha sede nella città olandese dell'Aia, no? Infatti viene chiamata anche Corte dell'Aia, l'avrete sentito. Bene. A che ora finisce oggi? 11:45. Allora ancora 4 minuti.
4 minuti per introdurvi, giusto introdurvi, sì, l'argomento della guerra fredda, ovvero, però per capire il concetto di guerra fredda bisogna innanzitutto capire il concetto di bipolarismo mondiale, cioè alla fine, no, con la fine della seconda guerra mondiale, emerge un nuovo ordine mondiale, un nuovo assetto mondiale che è caratterizzato dal bipolarismo, no, da una situazione bipolare, è un ordine bipolare, ma il bipolarismo tra le due superpotenze, e cioè gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. In quanto appunto l'esito finale della seconda guerra mondiale è l'affermazione degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica come superpotenze mondiali. Cosa significa superpotenze? Significa che ognuna delle due, sia gli Stati Uniti sia l'Unione Sovietica, erano militarmente più potenti, più forti di tutti gli altri stati, anche tutti alleati messi insieme. Se anche Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia avessero stipulato un'alleanza militare contro gli Stati Uniti sarebbero stati comunque superiori, lo stesso l'Unione Sovietica, stessa cosa, salvo che, quindi, superpotenze sono tutte e due superiori a qualsiasi altra potenza e anche a qualsiasi possibile alleanza tra le potenze normali, ma sono equipollenti tra di loro, ma sono quasi tra parentesi, quasi equipollenti tra di loro. Cioè adesso vedremo in particolare poi quando l'Unione Sovietica nel 49 produce la sua bomba atomica, e quindi comincia anche la proliferazione delle armi nucleari, no, la costruzione di enormi arsenali nucleari, anche se gli Stati Uniti sono sempre stati relativamente superiori, però la potenza distruttiva dei due arsenali nucleari era tale da rendere il rapporto di forza tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica praticamente alla pari, di fatto alla pari. Poi vedremo meglio no, che in questo senso il bipolarismo Stati Uniti-Unione Sovietica si fondava sul cosiddetto equilibrio del terrore, ovvero anche che veniva chiamato anche dissuasione nucleare. Cosa significava? Significava che sia l'Unione Sovietica sia gli Stati Uniti, adesso finisco, sapevano che anche se avessero attaccato, se anche avessero sfruttato l'effetto sorpresa, cioè no, attacco nucleare naturalmente, con missili a testata nucleare, non sarebbero riusciti a distruggere completamente il potenziale nucleare del nemico, e dunque avrebbero subito un attacco nucleare di risposta totalmente distruttivo. No, ovviamente, ossia, si sarebbero distrutte a vicenda. Stati Uniti e Unione Sovietica si sarebbero distrutti a vicenda. E proprio per questo, equilibrio del terrore. E proprio per questo, appunto, finisco, equivalenza, bipolarismo, equivalenza. Poi vedremo appunto le implicazioni, no, chiaramente la prima implicazione è che tutto il mondo, tutti gli altri stati si spaccano in due. No, tra amici alleati dell'uno, amici alleati dell'altra. Basta, ne riparliamo la prossima volta. Bye bye.
Statemi bene.